Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Farmer's Life, il gioco da pazzi, col protagonista pazzo, gli animali pazzi, gli abitanti pazzi, tutto è pazzo in questo gioco, ma ha tante cose interessanti, le abbiamo viste in tutte queste puntate, andremo avanti a vederle, mi raccomando supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, già lo sapete, non perdiamo altro tempo e andiamo subito in game. Ed eccoci in game, là dove l'avevamo lasciato. Allora, vediamo un po' la situazione. Qua stiamo facendo una buonissima, poltiglia di lamponi. Andiamo qua perché... Dunque, l'orso ci serve. Questo non ci serve più perché ormai chi se ne frega. Quello che ci serve è un po' d'acqua. È almeno una bottiglia d'acqua, che però a noi serve vuota. Però qua è piena, quindi poco da fare. Intanto che aspettiamo lì, riempiamo magari, anzi aspettiamo, non c'è più da aspettare niente, togli, eccolo qua, altra poltiglia, che male non fa, la mettiamo qua, andiamo qua, io Fido non so dove cavolo sia finito, dov'è Fido? Fido dove sei? Mettiamogli qua le mele, al buon Fido, qua abbiamo fatto tutto, direi che siamo pronti ad andare a dormire e affrontare una nuova giornata. Oh, nuova giornata, perfetto. Allora, apriamo subito qua, andiamo subito dai nostri amici animali, vediamo un po', sì, eccole qua le galline. E molto bene, qua c'è la nostra mucchina. Vai, vieni mucchina. Vieni qua mucchina. Vieni qua, qui dove sono io mucchina. Ok, prendiamo il secchio. Proviamo a vedere se sì, ce la fa fare. Calciano, mungi, vai. Mungiamo la mucca. È da un po' che non lo facciamo e comunque il latte ci serve assolutissimamente perché è una delle cose che possiamo vendere oltre che cucinare, quindi male non fa. Vorrei capire dove cavolo è finito Fido. Mi sto preoccupando di Fido. Fido, dove cavolo sei finito? Non ti ho tirato sotto, vero? Non mi pare. Ora, detto questo, latte qua, anzi latte secchio qua, questa qua non dobbiamo più guidarla, le galline sono qua, io Fido veramente non so dove cavolo possa essere, sinceramente non lo so, non lo vedo più, di solito era qua in giro, dov'è cavolo è Fido? Fido! Fido, dove sei Fido? Io Fido non lo vedo più, non ho idea di dove sia. A parte questa luce di aprile, se non erro. Sì, aprile. Allora, andiamo avanti. Avena, eccola qua. Prendiamola, ma prendiamo anche questo che ci serve e la zappa nuova. E abbiamo tutto l'occorrente per andare là e piantare nuovamente altra avena, come ci eravamo detti. Poi andiamo a completare la missione dell'orso che avevamo fatto. Ecco qua, 72 ore. Quindi, ragazzi, qua conviene piantare al volo, senza perdere tempo, ma proprio velocissimamente. Allora, via qua. Non male che sta nascendo questa avena, alla grande proprio. Ricordiamo 60 semi di avena. Ora, l'avena in realtà ci dà i semi, ma non subito. Occorre un'altra lavorazione, lì nei commenti mi hai detto, siamo, è quel robo che hai preso, che poi tra l'altro c'è anche in Medieval Dynasty, quindi mi torna tutto adesso. Vediamo se torna anche nel gioco. Ok, qua devo stare attento perché sembra che ammazzo la vena qua, sì, vedete? Va bene uguale, nel senso che comunque... Che cosa stai dicendo? Ma perché qua non lo scappa? Vai. Non è proprio precisissimo il robino qua, anzi per niente è preciso. Fa proprio schifo, però abbiamo visto come semina, fa un bel quadrato, rettangolo forse. Non mi ricordo se è un quadrato o un rettangolo, ma adesso lo vedremo con i semi, quindi facciamo un bel po'. Facciamo un bel po', proprio un bel po'. Questa luce qua non si vede una ceppa, ma va bene uguale.
Che cavolo, poi piove, c'è la... Guardate che luce che c'è, ma cos'è sta roba? Ma mettiamo questo e infatti, vedete? Ok, vai. Rook. Brook. Brook qua. Vediamo un po'. Uno. Ok, qua. Avena, 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 avena. Ok. Abbiamo una bella, bella coltivazione d'avena. Questi nasceranno prima, questi dopo. Quindi ci va bene. Andiamo via da qua, assolutissimamente. Ora, ci serve il trattore? Sì. Dobbiamo stare attenti a non uccidere gli animali. Quindi via questo. Via questo. Poi, apri sto coso. Ma che cavolo, qua. Ce ne sta dentro altro, no? Qui non entra, va bene, te pareva se entrava. Stiamo attenti a non uccidere la mucca. Il latte ce lo portiamo dietro, semi di avena via. Poi ne abbiamo usati tre, quindi ce ne sono veramente tanti. Qua possiamo portare qualcosa? Direi di no, siamo più che sufficienti così. Possiamo fare, consuma qua l'acqua, così ci dà la bottiglia. La bottiglia possiamo metterla, anzi non metterla, ma fare così. Oh là, e abbiamo anche il liquore di lampone. Vediamo se riusciamo magari a venderlo a qualcuno. Non sarebbe male. Mettiamo via questa. Abbiamo un po' di cenere. Gasolio. Un pelino di gasolio. Diciamo 18. Ok, andiamo qui. Aggiungi carburante. Aggiungi, aggiungi. Ok, vai. Vai. No, 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 no. Retro. No, retro. Ecco così. Abbiamo il retro. Pia. Non andiamo più in retro. Ah, no, 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 prima, prima. È un casino guidare il trattore qua. Andiamo via piano. Allora, Fido io non lo vedo più. La cosa non mi piace per nulla. Dove cavolo è Fido? Ok. Il carrellino qua sembra un maiale scuoiato. Fa lo stesso rumore di un maiale scuoiato, ma va bene. Via, fermo, andiamo qua. Ci portiamo dietro il carrellino perché voglio recuperare anche tutte le mele che abbiamo, magari venderle a questo punto. Che vi ricordate nel campo del sindaco gli abbiamo zanzato le mele? Non sarebbe male vendergliele. Qua chiudiamo perché gli animali possono scappare, come il nostro trattore che sembra che scappi e abbia paura di noi. Ora a questo punto scendiamo. Vai veloce, veloce. No, no, no. Un casino, perché devi mettere le marce, ma non sono nei punti dove... Cioè, FR, che non sono i punti dove i giochi standard hanno le marce. Quello è il problema. Questa è la direzione giusta. Andiamo alla fiera, verso la nostra amica fiera. Dovremmo metterci veramente poco. Che tempo del cavolo. Veramente un tempo del cavolo. Meno male che abbiamo il trattore. Non male, anche col carrellino, guardate che bello. Questo gioco è una piccola perla. Dovrebbe subire un aggiornamento anche a breve abbastanza corposo, mettere qualcosina in più. Quindi molto bene questa cosa, molto bene questa cosa. Ora, qua, andiamo piano. Dobbiamo portare... Fermiamoci. No, mettiamo qua e scendiamo. Tu stai qui? Sembrerebbe di sì. Ora, il giro di tutti. Tu. È sempre qui ubriaco, puzza come un caprone. Ok, ce l'ha con il tizio. Anzi, a proposito, ma tu. Posso venderti le mele? Sì. Quindi, ottima cosa. Tu non rompermi le scatole. Tu hai bisogno. Tu. Ho qualcosa per te, la pelle dell'orso. C'è qualche premio? Mille. Parliamo, niente. Pelle dell'orso, compito eseguito. Andiamo a vedere. Ha una fame da lupi, sì, mangiamo questo. Olè, vai. Allora, tra l'altro, potremmo vendere il latte là, ma andiamo a controllare le missioni. Abbiamo questo che lo stiamo facendo. Il correggiato era quello per sbattere la vena, ok. E vediamo. Poi il pesce grosso. Un pesce grosso. Questo, ok, bisogna vedere. La poltiglia di miele, bisogna vedere. E trova il pacchetto delle decorazioni che abbiamo pensato assieme, che possa esserci però solo quando, praticamente solo ed esclusivamente verso Natale.
diciamo indicativamente ottobre barra novembre del gioco e anche dicembre, in teoria, e ripeto in teoria, potremmo, e dico potremmo, trovare le lucine in giro che servono. Ora proviamo a entrare qua, perché qua avevamo messo i sacchi, se ci sono ancora. Eh sì che ci sono ancora, eccoli qua, guardate. Ok, li prendiamo tutti. Guardate che ci solleva anche. Allora proviamo a fare una cosa, via, conferma alla grande. Il problema è che qua, vai, oh là. Allora proviamo a sollevarli proprio, solleva. Eh sì, solleva, ma poi sollevati. Devi andare piano, piano, piano. Vediamo se poi il sindaco ha bisogno ancora. Non è il massimo sto carrellino qua, eh. È un po' scomodo, però ci portiamo a casa tutte queste mele che abbiamo rapinato al sindaco. Sotto i suoi occhi, tra l'altro, le abbiamo rapinate. E sotto i suoi occhi gliele stiamo portando via. Quindi va bene così. A parte non ci stanno tante sacchetti di qua di mele. Vediamo di caricare il più possibile. Comunque sono veramente tante. Possiamo anche venderle. Adesso andiamo anche a venderle, tra l'altro. Oh, allora, vediamo un attimo. Un altro sacchettino. Vediamo se ci sta magari qua in mezzo così. Sì, non so se cadrà. E qua sono sempre... Ah, questo è mangime. È mangime questo. E anche questo. Oh cavolo, perché mangime? Dovrebbero essere mele, non mangime. Va bene, ok. Proviamo ad andare a vendere queste 50 mele, visto che ci sono. Questo potrebbe essere un altro modo di fare i soldi. Qua c'è le mele, sostanzialmente. E noi andiamo... Cavolo vuoi te? E noi andiamo qua a venderle. Facciamo affari? Ti do le mele. 50 mele. Vai. 150. Non danno tanto, ma comunque diciamo che potrebbero andare bene. Io l'unica cosa che vorrei capire è dove trovare il miele. E se serve per forza a questo punto, se serve per forza sbloccarlo. Tu non è che per tu è solo carne, né? Non hai sì carne e pesci, ok. Bisogna andare a pescare, non c'è niente da fare. Tu invece hai, vabbè, maiali, il cavallo che costa un botto. Eccolo qua. Quasi morto di fame. E mangia, scusa, Qua possiamo comprare la vernice. Abbiamo già opzionato. Allora, vediamo. Aspetta, vediamo questo qua. No, 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 niente. Cercando di capire se qualcun altro ci dà qualche missione. Ma direi di no. Tu il latte lo vuoi assolutissimamente. 112. Il latte paga veramente tanto. Questo è miele. Ok. Abbiamo il miele. Quindi lei ha il miele. Se l'avevamo già visto. Quindi non serve il permesso del... Cioè, oddio, il permesso del sindaco serve comunque. Perché ci permette... Parliamo? No. Regalo sidro, niente. Permessi. Cioè, il sindaco ci serve perché comunque noi potremmo fare l'edilizia. L'edilizia ci permette di costruire l'apiario. Questo l'avevamo visto. Però al netto di questo, ora bisogna fare il giro e sbaglio sempre la marcia. Vai. Quindi c'è il mangime, c'era, ma non è che le mele sono diventate mangime, avrebbe pochissimo senso la cosa. Ma tant'è. Ora non abbiamo la canna da pesca, quindi l'idea è tornare sicuramente alla nostra fattoria. Comunque adesso vengo col trattore e carico tutte le miele d'autunno. E certo, Quindi torniamo verso la nostra fattoria, recupero la canna da pesca, che non ho, e capisco la storia del miele. Eccoci qua, io non vorrei che Fido sia morto. Io non lo vedo più Fido. Cioè di solito era sempre in giro. Io non lo vedo veramente più e non... che cavolo! E non ricordo di vederlo da un po', sinceramente.
Dove cavolo sta andando? Cosa stavi facendo tu? Metti... No, no, la prima... Che cavolo sta succedendo? La prima, forza, vai di prima! Maledetto! Ma guarda qua le porte, che sono buggate pure le porte! Dai, entra! Ce la fa, sì! Andiamo un po' più avanti. Ok, via, boom! Fatto! Fatto, qua abbiamo le mele, va bene, chi se ne frega, non riusciamo manco a passare. Porcaccia, Eva! Mettiamolo leggermente fuori così. Non dovrebbe succedere niente. Però almeno così. Oh, la bici c'è. C'è la bici. C'è la bici. Fantastico. Allora, andiamo subito a vedere una cosa. Assolutissimo. Le galline sono in giro e va bene. Allora, qua, a questo punto, possiamo fare prepara. Vediamo un po'. Qua c'è prosciutto. Niente, non è qua, ma è su cucina. Poltiglia di miele. Ok, serve acqua richiesta per 4. Miele per 2 che non l'abbiamo. E zucchero per 2 e barattolo. Manco lo zucchero abbiamo, non ci abbiamo niente. Il miele però lo vende la tizia là. Ok, quindi benissimo. Allora, pensiamo bene. Innanzitutto mangiamo. Ok, poi dobbiamo prendere altro cibo. Sicuramente. Ci serve dello zucchero, ci serve dell'altro miele, ci servono un po' di cose. Molto bene. Oh, c'è il sole, fantastico. Qua, io, allora, si possono sommare le mele, ma io, secondo me, Fido ci ha abbandonato. È morto Fido, è ufficialmente morto Fido, penso. Ora, non userei più il mezzo lì, il trattorino, per ora. Diciamo che non ci interessa. Perché vorrei... Allora, il gasolio via, sicuramente. Come via anche il mangime. Anzi, il mangime facciamo una cosa. Iniziamo a darglielo alle galline. Oh, questo sì che è un bel tempo. Non quando c'è che cavolo di inverno, che sembra un inverno nucleare. No, la nebbia. Uno schifo. Oh, qua le galline. Ok, servirebbe un'altra mangiatoia per le galline. Lo sappiamo. Mettiamo via questo. Ah, ma forse il mangime. Ah, adesso mi ricordo, il mangime l'avevamo comprato. Forse l'avevamo lasciato giù perché pesava troppo. E ora purtroppo non ricordo perché, portando una puntata a settimana, a parte forse questa settimana che ne porterò due, però una puntata a settimana di questo gioco. Di questo gioco, purtroppo non sempre mi ricordo le cose. Ok, fermo qua. Chiudi qua. Qua dobbiamo verniciare anche, bisogna anche costruire, bisogna fare un po' di roba. Allora, l'idea è quella di andare sempre alla fiera da questa parte qua e pescare. Dobbiamo trovare assolutissimamente quel pesce là, assolutissimamente. Eventualmente compriamo anche lo zucchero già che ci siamo. Quindi andiamo via alla fiera in bici. Guardate che bello, veramente rilassantissimo. Velocissimi, siamo velocissimi. Non so se qualcuno di voi me l'aveva scritto in realtà, mi aveva detto sì, Amon, nei carri armati sostanzialmente si rigenera il drop. Però sapete che mi sa che l'hanno cambiato e non funziona più così? Comunque, facciamo affari. Allora, tu dovresti avere anche lo zucchero in teoria, eccolo qua. E te lo compro tutto. Perché mi serve? Poi il barattoli non mi servono, gli antibiotici no. Le bottiglie può essere che mi servano? Magari sì, tra l'altro abbiamo quasi sete. Io una bottiglia d'acqua la prenderei perché me la sono proprio dimenticata. Ma tu compri anche qua? Sì, benissimo, ma ottimo. Poi basta, non ti do più nient'altro perché sei cara come il fuoco. Dopo tutti i favori che ti ho fatto, sei comunque cara come il fuoco. Ora l'idea è quella di andare da questa parte qua verso il fiume. Eccoli lì, vedete, tipo questi carri armati qua che li abbiamo già aperti, adesso sono vuoti. Tempo fa mi avevate detto, ehi Amon, sì, si rigenerano, probabilmente in una vecchia versione del gioco. Adesso non succede più, proprio zero. Però magari ne troviamo qualcun altro di carro armato, magari troviamo un buon punto per pescare.
magari troviamo altre cose, tipo di qua, dove cavolo si va? Si va fino in fondo alla strada, io ci proverei. Magari troviamo qualcosa, magari, non lo so, troviamo un punto buono per pescare quel fantomatico pesce. Che in teoria qua si potrebbe già pescare. Qua dovrebbe finire la strada. Presumo. Sì, infatti. Allora, lasciamo la bici qua, sulla strada. Sperando che non me la freghino. Qua c'è qualcosa, delle pietre. Allora, prendiamo la canna. E lanciamo. Come qui non c'è acqua. Ma che cosa stai dicendo? È pieno d'acqua. Ok. Allora, il pesce si pesca nel fiume, ce l'ha detto. Ora, il problema, il vero problema, è che il pesce era potentissimo e bisogna stare attenti a quel filo lì che diventi, che non diventi troppo rosso, perché sennò la lenza si spacca. Il problema è che, guardate, non è che si vede molto. Secondo me abbiamo pescato una bestia, infatti si rompe proprio. Sta per spezzarsi, io non la sto più tirando, e si rompe. Niente, non capisco come diavolo si può pescare. Come cavolo si fa a pescare in sto gioco? Cioè, riesco a pescare in sto gioco, attenzione, non è che non riesco a pescare. Il problema è pescare qua, nel lago qua, cioè nel fiume, perché nel lago si pesca bene. A meno che si deve pescare lì. Però qua è chiaro, qua parla chiaro. Nei nostri stagni non ci sono. Bisogna tentare la fortuna sul fiume. Il nonno mi racconta di esemplari più grossi della sua barca. Cioè, capite? Quindi il fiume qua, non credo che sia questo il fiume. Proviamo anche qua magari. Che male non fa. A parte che vado nel fiume e non fa l'effetto dell'acqua ma del pavimento. Il suono, Però non tira una mazza, qua. Non tira veramente una mazza. O c'è un punto esatto dove mettersi, oppure c'è un'altra canna, oppure bisogna fare qualcosa. Non c'è altra spiegazione. Questo me lo fa aprire, non vedete, non ha respawnato niente. Ci deve essere qualcosa. Dubito che sia una roba difficile. Ma si è rotto! Oh, si è rotto il robo lì, ma non ci credo, questo ci serve sempre, bisogna assolutissimamente ricomprarlo. Che cavolo, guardate quanti soldi vanno via, maledetti. Allora, devo non rompere, che sennò ti spacco una roba in testa, questo mi serve. 225, sti cavoli. Io non so se nella casa lì ero già andato, lo spacco in testa se vieni lì. Andiamo a controllare lì, sperando che non ci freghino la bici. Andiamo a vedere, ma secondo me l'avevo già controllato quello. Infatti, non respona più la roba nei carrarmati. Il che vuol dire che dopo ci dobbiamo comprare anche il carburante. Ora, però, picchiamo con lui. Oh. Oh. No, non ha gridato! Non ha gridato! Sto. Ehi. Stai attento. Dai. Là. Eccolo qua. Boom. Poi gli freghiamo le cose. Guardate cosa aveva. La falce. Il grimaldello. E del pane. Cioè anche gli oggetti. Vediamo se lei ci ha sbloccato qualcosa magari adesso. O bevo fa cazzotto, un tipo così è meglio lasciarlo perdere, quindi niente. Ok, controlliamo a vedere se per caso ha del miele, se no dobbiamo aspettare il prossimo gameplay. No, non ha miele, quindi niente di che, bisogna aspettare il prossimo gameplay che abbia il miele. Quindi
roba brutta, roba veramente brutta. Allora, intanto facciamo affari. Mi dai della vernice bianca. Io devo continuare a dipingere. Una verniciata alla volta e torniamo alla grande. È già in piedi, è il maledetto. Intanto ti ho fregato le cose. Roba buona, grazie mille amico. Oh, eccoci finalmente arrivati. Finalmente arrivati. Allora, c'è da capire la storia della pesca. È assolutissima. Cosa ci fa? Ma guardate. Ma. Guardate. Si è buggato. Guardate. Si è buggato. Si è buggato. Va bene. Allora, c'è da capire la storia della pesca. Perché è vero che io posso pescare qua lo stagno, ma chiaramente ci dice di pescare al fiume. Il problema, vero problema, è che al fiume non posso pescare. O almeno con quella canna lì fa schifo. Oppure devo fare qualcos'altro. Oppure... Ecco, non serve la canna, mi è venuto in mente adesso. Sapete cosa serve? Le bombe, bisogna pescare con le bombe. Ecco cosa serve. Non la canna, le bombe. Quindi nella prossima puntata abbiamo un sacco di roba da fare. Quindi abbiamo, tiriamo e capiamo. Coltivare l'avena, forse... Ce la facciamo, pesce grosso con le bombe, quindi ubriachi, lancio di bombe dovrebbero venire fuori, poltiglia di miele se ha il miele, ottimo, e poi trova il pacchetto decorazioni, invece no, quello no, quello purtroppo no. Quello che possiamo fare adesso, giusto per andare avanti, è prendere questo e dipingere, bellissimo. Guardate qua, eravamo andati bene avanti, eh. E che cavolo, qua stiamo dipingendo mica male, eh. Cioè, guardate qua, viene proprio bello. Va bene amici, mentre io continuo qua a dipingere, vi dico di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questo gioco eccezionale. Sono sicuro che la prossima puntata ci sarà da fare parecchio, parecchie missioni. Comunque commentate, ditemi, aiutatemi, aiutatemi. O se avete dei dubbi, magari se avete dei consigli, se avete delle... Insomma, scrivete. Damolo su tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.